E tanto buoni a tutti ragazzi, io sono Mr. Stebax e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi è un video un po' diverso dai soliti perché andremo a vedere tutto quello che si sa fino adesso del nuovo iPhone. Ricordo, il nuovo iPhone dovrebbe essere un iPhone 8, Apple dovrebbe saltare lo step della serie S, quindi per il 7S, e dovrebbe pubblicare, dovrebbe produrre un nuovo iPhone dal nome iPhone 8. E questo iPhone ha una speciale caratteristica e sarà il decimo iPhone che Apple produrrà. Quindi, secondo me, potrebbe avere delle novità sensazionali nel campo degli smartphone. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con questo video. Quindi ragazzi, come abbiamo detto, questo qua è il decimo iPhone che Apple produrrà. Decimo iPhone che potrebbe portare nuove tecnologie, novità nel campo degli smartphone in generale. Però sappiamo come Apple ci ha stupiti gli anni passati, cosa che purtroppo non è successa con più enfasi negli ultimi anni, negli ultimi iPhone. Iniziamo subito analizzando il design di questo nuovo iPhone, che dovrebbe essere molto, molto, ma molto diverso dai soliti stili di telefono che abbiamo visto fino adesso. Come sappiamo, il 7 è uguale al 6, quindi è da ben 3 anni che c'è lo stesso design di iPhone. Infatti, quello dell'iPhone 8 dovrebbe ricordare molto un Samsung S7, S8 con schermo curvo e soprattutto con il display OLED. Il fattore di avere uno schermo curvo potrebbe essere che alcuni siano favorevoli ed altri no. Dipende sempre come Apple cercherà di sfruttare al meglio questa novità che introdurrà nei suoi iPhone, cosa che secondo me Samsung non ha sfruttato al pieno, perché nello schermo curvo alla fine sono soltanto i collegamenti rapidi a poche cose, cosa che non la vedo tanto utile. Adesso arrivo nei commenti: oddio, Sebax fai schifo, Samsung vita, Apple merda. Ragazzi, non commentate. Se dovete dire queste cose, vi prego, non dite niente. Ragazzi, noi siamo qui per dare informazione. Ci sarà qualcuno che gli interesserà le nuove notizie dell'iPhone 8? Chi non è interessato a Apple, lasciate perdere, va bene? Continuiamo ragazzi, e come svolta, cosa che non ci saremmo mai aspettati nessuno, alcuni rumor dicono che il tasto home che è stato con iPhone 7 è stato riprogettato, adesso non è più fisico, in iPhone 8 dovrebbe essere integrato nel display, cosa che potrebbe far diminuire ancora di più lo spessore del dispositivo, in quanto non avendo più la necessità di premere un bottoncino, Apple potrebbe ancora assottigliare di più il dispositivo. Alcune voci dicono ancora che Apple potrebbe avere in mente di produrre un iPhone all in glass. Cosa intendo con all in glass? Avete presente gli iPhone 4, 4S che dietro avevano la scocca in vetro? Perfetto, secondo alcune voci Apple avrebbe pensato a questa soluzione e produrre un iPhone 8 totalmente in vetro. Ovviamente ragazzi, pure qui ci sono pro e contro, perché magari tutto in vetro è molto più fragile rispetto all'alluminio che adesso è presente nella scocca di dietro, quindi potrebbe rischiare, però non lo so. L'unica cosa che mi viene in mente adesso è che Apple potrebbe produrre una versione come l'Apple Watch, quella in ceramica o in oro, per una versione premium, e poi altre versioni base per gli utenti che non vogliono spendere tanto e non vogliono avere la preoccupazione di rovinare il proprio cellulare. Tutto ciò però ragazzi ha un costo, e l'iPhone 8 ragazzi purtroppo secondo alcune voci dovrebbe superare i $1000. $1000 che sono tanti per un telefono, non lo nego. Io per l'iPhone 7 ci ho speso tanto, io il Jet Black, quindi... Continuiamo parlando di tecnologie che probabilmente verranno introdotte in questo nuovo iPhone, e si parla dello scanner dell'iride. Lo scanner dell'iride, che già era stato proposto, ideato da Samsung, questo potrebbe essere una vera svolta, che è quello che manca veramente negli iPhone. Infatti con lo scanner dell'iride secondo me potrebbe portare l'iPhone ad un livello superiore, secondo me. Verrà introdotto perché
sarebbe figo, veramente sarebbe figo. Ricarica wireless, questo qua potrebbe essere l'anno decisivo per l'introduzione della ricarica wireless negli iPhone. Infatti pare che Apple, non mi ricordo, non sono sicuro, ma mi sembra che giorni fa ha presentato un brevetto del genere. Apple avrebbe pensato a una ricarica wireless totalmente rinnovata e diversa da quella che sappiamo tutti, dove appoggi il cellulare sulla base e lo lasci lì a caricare. Apple avrebbe pensato una ricarica wireless nel vero senso della parola, perché basta rimanere nel campo che la base della ricarica ricopre e il telefono si ricarica senza dover lasciare appoggiarlo. Questo qua, ragazzi, sarebbe una cosa che, cioè, comprerei subito l'iPhone solo per questo. Cioè, una figata, ragazzi, ci pensate ad avere una cosa del genere? Quindi speriamo che Apple si decida e metta questa benedettissima ricarica wireless. Passiamo alla fotocamera, che qui non ci sono tanti rumor, non ci sono tanti rumor come nelle altre tecnologie, però per la fotocamera frontale si pensa a una tecnologia 3D che probabilmente sfrutterà il riconoscimento facciale, e anche con questo secondo me la sicurezza negli iPhone sarà sbalzata ad un livello elevatissimo. Queste qua sono molto interessanti come novità che potrebbero essere introdotte in questi nuovi iPhone, però ovviamente c'è sempre il dubbio, vi ricordo, questi sono rumor, non sono notizie certe. Arriviamo alla presentazione dei modelli. Secondo alcune voci, Apple dovrebbe presentare quest'anno tre modelli di iPhone. Uno da 5.5 pollici con schermo OLED e doppia fotocamera, quindi questo qua dovrebbe essere il top di gamma. Uno da 5.2 pollici con schermo LCD e sempre doppia fotocamera. Ed infine un ultimo iPhone con schermo da 4.7 pollici e fotocamera singola. Questo qua potrebbe essere, molto probabilmente, se Apple attuerà questa politica, questo qua potrebbe essere l'iPhone 7S. Infatti alcune voci dicevano che Apple potrebbe presentare sia l'iPhone 8 che l'iPhone 7. E questo qua, da 4.7 pollici e singola fotocamera, si avvicina molto, ma molto, ma molto, in quanto anche i pollici sono uguali dello schermo, la lunghezza dello schermo è uguale, all'iPhone 7, iPhone 6. Arriviamo infine all'argomento conclusivo e si parla di colorazione. Le colorazioni dovrebbero essere sempre uguali: jet black, nero opaco, grigio, oro e oro rosa. A queste si dovrebbero affiancare jet white, quindi un bianco lucido che secondo me sarà bellissimo, e poi una colorazione rossa. Colorazione rossa che secondo me sarà bella a prima vista, però a lungo andare potrebbe andare a stancare. Ebbene ragazzi, qui finiscono i rumor per l'iPhone 8, le notizie che si sanno fino adesso dell'iPhone 8, vi ricordo che sono soltanto rumor e non notizie ufficiali rilasciate da Apple. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Mi raccomando, continuateci a seguire sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitter. Se volete mi seguite anche sul mio Instagram, guagna_sebax, mi raccomando ragazzi, seguitemi, dai. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, tanta voglia per tutti, da Mr. Sebax, ciao!